E partire un sindacato di base, scrivo qua. Abbiamo visto stamattina c'è un canale tra la buongiorno, scusate, do solo il saluto, poi passo la parola a lui, perché purtroppo ieri, non lo so, per un'assemblea se ne è andata la voce, però volevo comunque dare il saluto a questo congresso di medicina democratica, con cui tra l'altro ci sentiamo molto uniti proprio su questa questione IVA, perché insieme noi con Medicina Democratica siamo all'interno del processo IVA, siamo parti civili entrambi in questo processo. Quindi questo ci fa sentire particolarmente vicini. Vogliamo parlarvi della situazione all'IVA, in particolare del processo. Chiaramente vi auguro un buon proseguimento del congresso e mi dispiace, ma passo la parola al compagno, non per me, ma per evitare a voi questa voce. Sì, saluto anch'io il Consiglio di Medicina Democratica in questo congresso. Presterò la mia voce per l'intervento che avrebbe dovuto fare la compagna, anche se sicuramente lei sa molto più di me, perché segue questo processo fin dal suo inizio, di udienza in udienza. Ecco, tra l'altro vedo che è arrivato anche l'amico di Medicina Democratica di Matera, che insieme a noi è spesso alle udienze in quanto rappresentante appunto di Medicina Democratica, che si è costituita insieme a noi parte civile, insieme a tante altre associazioni. Questo processo, il processo che viene chiamato comunemente ambiente svenduto, noi lo definiamo come una sorta di madre di tutti i processi. Lo definiamo per la quantità di tipologie di reati che sono all'origine, sono in causa in questo dibattimento, che vanno dalla devastazione ambientale, la violazione di norme sulla sicurezza del lavoro, fino a dei veri e propri omicidi colposi per le morti di lavoratori all'interno dello stabilimento. E la madre di tutti i processi connessa da questa varietà di reati per la varietà dei imputati in questo processo, che vedono dirigenti la proprietà dell'IVA, dirigenti dello stabilimento di ogni tipo, dirigenti responsabili degli organi di controllo e perfino le autorità politiche del territorio, il sindaco, il presidente della regione. E di fronte a questa appunto varietà abbiamo deciso di esserci in questo processo e di esserci, come dire, non soltanto costituendoci parte civile in quanto sindacato, in quanto come organizzazione, ma di esserci costruendo un appello e organizzando la presentazione di parte civile di centinaia di lavoratori, sia operai IVA, sia lavoratori del cimitero che lavorano nell'area più vicina all'IVA, sia di cittadini dei quartieri più inquinati. Proprio perché questa partecipazione come parte civile non fosse semplicemente la partecipazione così di bandiera come associazione, non fosse una partecipazione per ottenere il massimo di risarcimento, pur se quello resta un obiettivo della nostra partecipazione al processo, ma fosse lo strumento partecipare al processo, ma nel senso di pesare, di far pesare la rabbia, l'indignazione dei cittadini, far pesare tutta questa organizzazione e influenzare anche in questo modo il processo. Per questo anche il tipo di collegio, di avvocati che ci siamo scelti è figlio di questa logica. Il nostro collegio è costituito facendo innanzitutto un appello alla Camera Penale Locale per trovare degli avvocati che seguissero, si assumessero la responsabilità di seguire, si offrissero gratuitamente a seguire
radicali che più erano esperti in questo tipo di battaglie, che avevano già seguito quelli che erano fino ad ora stati i processi più importanti nel campo, i legali di Torino, che già erano stati, erano diciamo, protagonisti come difensori di parte civile nel processo ThyssenKrupp e soprattutto nel processo Eberlin. Questo per quanto riguarda diciamo, il nostro tipo di partecipazione. Ma veniamo al processo vero e proprio. E, un'ultima cosa, prima ancora di andare al processo, tanto per chiarire il tipo di diciamo, l'oggetto di questo processo, che è lo stabilimento ILVA, che è uno stabilimento attualmente la più grande realtà industriale di questo del nostro paese. Parliamo di una fabbrica in cui sono impiegati circa 11.000 dipendenti diretti, più altri circa 8.000 dell'indotto, quindi è di uno stabilimento di un'area industriale che è pari al doppio dell'area della città, una città che conta circa 200.000 abitanti, tanto. Questo tipo di stabilimento è l'oggetto di questo processo con quella varietà di reati, quella varietà di imputati che dicevo prima. Andiamo allo stato lo stato attuale di questo processo e ci sono elementi positivi ed elementi negativi. L'elemento negativo è che attualmente il processo è oggetto, dice un nostro avvocato, in questo processo ci sono gli imputati che non si difendono, cioè siamo di fronte a una tira degli imputati, dei legati che non si difendono nel processo, ma si difendono e puntano a difendersi dal processo, cioè attuano tutta una serie di interrogazioni, tattiche dilatorie per rendere inefficace il processo. Non contestano le loro responsabilità, non contestano i fatti, ma vanno a contestare la stessa e a cercare di fermare la stessa azione del processo. E quindi questo è un elemento diciamo, negativo, così come è negativo l'atteggiamento attuale della Procura e della Corte d'Assise che certo respinge tutte queste, alla fine respinge tutte però queste eccezioni, ma in qualche modo le permette, le respinge facendo abuso di Camera di Consiglio e questo porta a un prolungamento dei tempi, di fatto agevolando la tattica dilatoria che punta alla prescrizione da parte della difesa. Ma ci sono anche degli elementi positivi che stanno venendo fuori da questo processo e sono quello che dal divertimento, molto sinteticamente, sono il legame che emerge chiaro che c'è tra diretto che c'è tra l'ILVA e l'attività industriale dell'ILVA e le fonti inquinanti, perché parte delle tattiche dilatorie dei difensori cercano di mescolare le carte, di far mettere tutto insieme le fonti inquinanti che derivano dall'ILVA e quelle di altri stabilimenti. Qui volendo posso citare varie, proprio perché non sono delle nostre analisi, ma sono elementi che vengono fuori dal processo. Ad esempio, qui l'ispettore, un ispettore del lavoro, degli esperti sentiti nel processo, ha spiegato che era stato fatto un prelievo all'interno dei parchi minerali per avere anche un riscontro del materiale che c'era e che all'interno dei parchi minerali, quindi che c'era all'interno con quello che c'era all'esterno, per poter valutare se le polveri effettivamente potevano essere legate ad un'unica fonte di dispersione oppure più fonti di dispersione. Ed è importante che questa testimonianza ha escluso che potessero essere le polveri levate o che potessero venire da altri fonti. E dall'esame tecnico riportato dall'ispettore è chiaro che la diffusione delle polveri avveniva solo dall'ILVA, non avveniva soltanto dai parchi minerali, ma anche da altre aree dello stabilimento, di agglomerati, acciaieria, Reghisa, eccetera.
Un altro elemento che viene fuori chiaramente dal processo è il legame, diciamo innanzitutto che è viva e quindi ha delle specifiche responsabilità, ma che c'è un legame tra la mancata manutenzione e anche questa voluta e dolosa e l'impatto delle fonti inquinanti, che viene fuori il ruolo di uno specifico dei fiduciari, cioè di una sorta di cupola di dirigenti non ufficiali, di dirigenti di fatto, facenti capo direttamente alla proprietà, che non rientravano nell'organigramma ufficiale della società, non rivestivano nessuna carica sociale, ma che di fatto esistevano ed erano quelli che comandavano in fabbrica. Leggo. Sulla manutenzione. Più manutenzione avrebbe significato meno benzo a Pirene, sempre testimoniano i periti sulla città, ma anche meno manutenzione rispetto alla città e meno produzione, quindi meno manutenzione. Questa è la dimostrazione che la manutenzione era l'elemento fondamentale dell'arrivo in città di benzo a Pirene. Quindi se producono da 2 a 4 da 2 a 4 e 3 milioni di tonnellate di carbon coke, si aumenta l'uso del carbon coke, ma il benzo a Pirene passa nella città da 1.8 a 1.1, perché le ore di manutenzione in cokeria passano da 1.900 a 3.400. La manutenzione all'interno delle cokerie non soltanto quindi agiva sulla qualità dell'aria respirata dai lavoratori, ma anche sulla qualità respirata dai cittadini del quartiere vicino. Questo per quanto riguarda la manutenzione, dicevo prima. E altra cosa che è venuta a dimostrazione del processo, da quello che sta tenendo fuori del perito, è il legame tra aumento della produttività, quindi aumento dello sfruttamento e morte di operai e di malattie, morte per malattie nella città. I periti hanno dimostrato il legame stretto tra aumento della produttività in fabbrica, che per gli operai vuol dire aumento dello sfruttamento e morte di alcuni operai, e malattie in quartiere. È emblematica e immediata l'opposizione degli avvocati di Riva a questa testimonianza. Di fatto questo dimostra che è il sistema capitalistico fondato sul profitto che è nocivo e va rovesciato, e questa verità fa allarmare i difensori e gli imputati e i loro padroni. Questo pone la ragione oggettiva dell'unità tra, secondo noi, cioè, porta la ragione oggettiva di un'unità necessaria tra operai e cittadini di Taranto, e l'aumento di produttività è una legge di questo sistema per estorcere gli operai più plusvalore, per aumentare i profitti, e non è una condizione di per sé naturalmente legata all'industria. Una fabbrica in mano agli operai, da cui fine non fosse il profitto, metterebbe fine a questo micidiale legame. Questa verità emerge anche dalle testimonianze degli operai stessi, testimonianze di operai che raccontano come giorno per giorno hanno cercato nel corso di tutti questi anni, quando molte delle associazioni ambientaliste che oggi strillano contro il sistema industriale o addirittura colpevolizzano gli stessi lavoratori, si sono ritrovati soli in fabbrica a condurre delle battaglie contro la nocività, contro le violazioni delle norme, trovandosi spesso soli, non solo vessati, minacciati, trasferiti, mobbizzati dall'azienda. Sono molti i casi di operai che hanno testimoniato, che hanno raccontato come sono stati per effetto delle loro denunce trasferiti o addirittura allontanati dalla fabbrica e messi a fare il guardiano nel CRAL o trasferiti in un reparto dove non conoscevano nessuno, ridotti a mansioni dove non potevano interagire con nessun operaio e con nessun collega di lavoro. E dicevo, queste sono una
altri tecnici da queste ultime udienze è il ruolo che hanno avuto questi operai e questa aggiungiamo diciamo come considerazione extra processuale è una lotta che continua ancora oggi. Si è parlato vogliamo parlare dei 10 decreti che questo governo ha fatto per rendere di fatto inefficace il sequestro senza facoltà d'uso disposto dalla magistratura, imporre la continuità della produzione e, cosa più importante, garantire l'impunità agli attuali amministratori. Cioè, per legge, non solo la produzione dell'acciaio dell'Ilva è stata dichiarata di valore strategico nazionale e quindi deve continuare, ma per legge sono stati posti a riparo da ulteriori responsabilità penali gli amministratori nominati dal governo che appunto a questo scopo, cioè per questa funzione. E quindi in questo senso questa è una verità che viene fuori diciamo dalle testimonianze dei lavoratori, un'altra del processo ed è un'altra degli elementi positivi della fabbrica. Vediamo questo che di me ho un operaio o meno la sua testimonianza racconta. Quel giorno volevo fermare la discarica per motivi di sicurezza. Sta scritto anche con tanto di cartellini sugli impianti, non bisogna bypassare nessun dispositivo di emergenza. Allora io, come tecnico responsabile della sicurezza, non potevo permettere di far scaricare una nave con le emergenze bypassate. Le emergenze bypassate vuol dire che la morte possono voler dire morte di una persona, perché se qualcuno si va a avvicinare con un nastro con le emergenze bypassate, le persone non muoiono, le persone muoiono, vengono trascinate da questi nastri, trasportatori e dilaniati. Le pulizie, no. Ma l'ingegnere mi disse, ho saputo che tu crei sempre i problemi, perché non vuoi che queste emergenze siano bypassate. Questo mi disse l'ingegnere e poi io naturalmente venni trasferito, no, venni semplicemente ignorato e proseguirono le operazioni di discarica. Le pulizie e via di corsa i sottobancali venivano fatte con tutto il nastro in marcia, cosa che era pericolosissima, ciò nonostante la pratica operativa prevedesse che i nastri in marcia non potevano effettuare pulizie sottobancali. Non si poteva proprio avvicinare con quei nastri in marcia l'operatore, figuriamoci con le emergenze che appari passate. Questo diciamo è un esempio delle testimonianze che, ripeto, restituiscono una realtà in cui di anni, una storia di anni in cui gli operai hanno tentato di resistere, ma quei pochi che hanno tentato sono stati lasciati soli, da una parte attaccati dall'azienda, dalla parte lasciati soli dalle loro stesse organizzazioni sindacali, per non dire delle associazioni all'esterno della fabbrica, e in qualche modo hanno perso questa battaglia. Un'altra testimonianza. Ma vabbè, diciamo, procedendo, dicevo, un altro elemento di quello importante da dire secondo me di questo processo, all'inizio io parlavo, abbiamo detto che in questo processo ci sono tutti, c'è una pluralità di figure di imputati. In realtà secondo noi ce ne manca però una, e sono quelle segreterie dei sindacati collaborativi, dei sindacati confederali, che durante tutti questi anni sono stati evidentemente complici di come venivano gestite le cose in IVA, sia con accordi, sia con in generale con un ruolo. Rispetto a questo, quando abbiamo sollevato il problema, anche parlando alla Procura, ci è stato detto che in qualche modo coinvolgere questi imputati avrebbe significato in qualche modo forzare la legge, che certo quelle avevano delle responsabilità che erano rilevanti da un punto di vista morale e politico, ma era dubbio che fossero di rilevanza penale. Tuttavia, dalle deposizioni che abbiamo sentito, perché sono stati chiamati a deporre nel processo i segretari, Palombella, che adesso allora era segretario territoriale, adesso segretario nazionale della UIL, Rappa e Stefanelli della FIOM,
E da queste dichiarazioni le loro posizioni sono importanti, non soltanto per quello che dicono, ma anche per quello che dicono che hanno detto di non sapere. Segretari come Stefanelli hanno detto che neanche avevano idea di cosa fosse una fabbrica come Vilma. Segretari come Palombella hanno dichiarato che non sapeva neanche in che anno fosse stata venduta l'Ilva ai Riva. Sono segretari che durante le loro deposizioni hanno detto che non sapevano neanche i nomi non ricordavano neanche i nomi dei loro delegati, che mostravano di non sapere che cosa avveniva in fabbrica, che cosa avveniva per quanto riguarda la mancanza costante, sistematica di sicurezza, che cosa avveniva in termini di attacco alle salute. Sono stati segretari che hanno dichiarato tranquillamente che per anni hanno percepito più di 1 miliardo di lire all'anno per la gestione del circolo, che era un circolo ricreativo, di gestione esclusiva dei segretari dei sindacati confederali, e che non sapevano nulla di denunce fatte da loro ex delegati, da lavoratori, su questo tipo di gestione appunto clientelare del tutto oscura di questo stesso circolo e di questi stessi fondi che elargiva Riva ogni anno. Sulla questione dei fiduciari, abbiamo detto questa struttura di comando extraufficiale imposta dalla proprietà Riva sulla fabbrica, hanno dichiarato che per anni hanno imposto sui fiduciari, per anni hanno dimostrato che hanno imposto agli operai il loro comando con minacce, provvedimenti depressivi, mobbing. Questi tutti e tre segretari hanno dichiarato al massimo che avevano fatto denuncia circa la non chiarezza del loro ruolo. Al massimo avevano fatto un comunicato, ma mai avevano messo in discussione il tipo di operato e il tipo di questi stessi fiduciari. Quindi dovrebbe essere una vita, secondo noi dovrebbe essere la vita normale di un sindacato intervenire quando c'è un'insicurezza che mette a rischio la vita dei lavoratori. Invece all'Ilva, e l'abbiamo scoperto dalle posizioni degli operai, degli stessi segretari, il lavoratore lo poteva fare, al massimo lo faceva per sua coscienza, per sua sensibilità a titolo individuale, ma veniva questa azione era trattata come tale e poteva essere quindi oggetto di essere spostato dove voleva l'azienda. Nessuno protestava e anche quando erano rappresentanti sindacali scomodi, quindi per la loro azione diventavano scomodi, venivano addirittura espulsi dalla loro stessa organizzazione sindacale, come è avvenuto per due delegati della Fiomma che a suo tempo osarono contestare addirittura bloccare l'impianto per un problema di sicurezza. Quindi non è soltanto un problema quindi il problema non è soltanto di corruzione, diciamo, di questi vertici sindacali, ma il problema è che quando un sindacato non c'è, che quando c'era, quindi ora era tutto assente, o quando c'era era corresponsabile dell'azione criminale del padrone e della proprietà e dei capi. E allora per questo noi ci domandiamo, e con i nostri legali stiamo vedendo la via per attuare questo, come mai dal tipo di dichiarazione che vengono rese in dibattimento non sia scaturita una loro indignazione e come possiamo in qualche modo ottenerla. Credo che abbiamo detto abbastanza. Sì, diciamo, per quanto riguarda il processo, tutto ciò che ho detto finora in maniera chiaramente più organica e più chiara è raccolta in due opuscoli che abbiamo portato, che sono a disposizione, e anche in un libro che in realtà non è, è precedente al processo, però contiene la tempesta perfetta, che però contiene una ricostruzione di tutti gli eventi dei 3 anni che noi definiamo straordinari di mobilitazione, di fermenti che ci sono stati in città che hanno preceduto l'inizio del processo, e contiene anche ampi stralci dell'inchiesta della procura, della giudice Todisco, che ha avviato, diciamo, il processo. Diciamo, in conclusione, dicevo, questa non soltanto è appunto in qualità di madre di tutti i processi, crediamo che qui siamo qui per approfittare.
approfittare di questa platea per dire che questo processo ha un'importanza nazionale. Non è un fatto legato a un territorio, non è una battaglia, non è solo una battaglia, diciamo la pressione, l'organizzazione per pesare su questo processo, per imporre una sua gestione differente da quella attuale, è qualcosa che ci rivolge, ci riguarda sicuramente noi che in quel territorio viviamo, ma deve essere diventare una questione nazionale, deve trovare attenzione e anche in qualche modo una forma di organizzazione e presenza anche a livello nazionale. E siamo sicuri che parlando con appunto, questo congresso, dando questo contributo a questo congresso, ci aspettiamo che questo tipo di appello e di invito venga raccolto da Medicina Democratica. Vi ringrazio ancora. Voglio dire una cosa brevissima, forse non era presente lui, però stamattina Lorenzo Forte per la questione di Sanno praticamente ha riproposto dei problemi simili per la storia, quando dobbiamo dire, in quell'occasione gli operai sono stati corporativamente contro tutti coloro che parlavano della salute, anzi hanno un atteggiamento aggressivo, coperto pure dai sindacati. In quelle situazioni ci sono stati pure dei consulenti che sono intervenuti sia nel tuo che nell'altra situazione. Quindi il discorso che tu facevi, poi magari ci sarà Colombis che ci parlerà, insomma è vero, le cose si riproducono chiaramente in grande scala a Taranto e in piccola scala a Salerno. Sì, con una citazione però insomma. Perché anche a Taranto, mi dispiace per la voce, spero che sia comprensibile. Comunque ci tengo a dire anche a Taranto, sia da una parte della città, sia da parte di anche alcune realtà ambientaliste, viene quasi colpevolizzati gli operai, dicendo che gli operai si interessano solo del lavoro, si interessano solo del salario, e non si interessano della salute, non hanno mai lottato nella salute. Ecco, questo non è affatto vero. Anche nel processo, le testimonianze degli operai mostrano che invece gli operai, sia collettivamente a volte, sia individualmente, ogni giorno hanno lottato e lottano per la salute, per la sicurezza, e hanno rischiato con la propria pelle portare avanti questa battaglia. Quindi gli operai che sono calati i primi anche a subire tutto l'inquinamento che c'è in fabbrica, non è vero che questi operai non abbiano lottato. Hanno lottato, come diceva prima il compagno, sono stati lasciati soli e anche dalla stessa città, in primis, chiaramente, sono stati lasciati soli dai sindacati e quindi non hanno vinto. Ma vi posso assicurare che ogni giorno all'Ilva c'era una guerra e c'è una lotta, una scelta da fare con gli operai che dicono facciamo questo e c'è la soluzione per ridurre almeno del 50% l'inquinamento e l'azienda, i capi, i fiduciari, eccetera, che invece dicono no, dobbiamo fare quest'altro, marciate, se no andiamo a chiamare un'altra ditta, se no vi mandiamo a casa, eccetera. E ogni giorno che c'è stata questa scelta, questo per dire anche che in Ilva, anche ora, anche oggi, così com'è, se gli operai potessero effettivamente decidere, potessero comandare, tra virgolette, in Ilva, anche nella situazione attuale di una fabbrica chiaramente siderurgica, che non è un prato fiorito, però l'inquinamento si abbatterebbe non meno del 50%, perché gli operai non solo si sono opposti, ma hanno dato anche le soluzioni ogni giorno. C'è una testimonianza di un operaio, si chiama Ranieri, che
del versamento della ghisa liquida. Fa un esempio nella sua testimonianza. Dice: guardate, c'è un problema anche di tempi. Noi quella ghisa la dovevamo versare in 3 minuti. Invece, per aumentare la produttività, ce la facevano versare in 30 secondi. E ho fatto l'esempio della birra. Dice: come se uno versa la birra tutti in una volta e quindi fa tutto, no? Oppure la versa piano piano. Dice: chiaramente, se la versa piano non fa tutte quelle emissioni, se la versa tutta una volta sì. Dice: è la stessa cosa. Quindi noi dovevamo versarla in 3 minuti e non ci sarebbe stato, o almeno sarebbe stato molto ridotto l'emissione inquinante, e invece ce la facevano versare in 3. Cioè è una guerra di fabbrica che c'è stata, ma una guerra che dimostra, secondo noi, ma anche secondo gli operai più coscienti, che questa guerra vuol dire una sola cosa, che poi non ci può, come diciamo noi, non ci vuole capitale, non la fabbrica in sé, non l'industria in sé, che è anche un'industria siderurgica, per quanto, diciamo, non un'industria complessa, però anche un'industria siderurgica può non essere inquinante. Tanto per dire un'ultima cosa, mi voglio collegare anche a quella, non la vedo più, la donna che era terra dei fuochi, no? Che parlava dell'inquinamento dei terreni. Bene, all'Ilva ora stanno dicendo che devono coprire questi benedetti parchi minerali. Ecco, parchi minerali a Taranto, dovete immaginare che sono come 70 campi di calcio, cioè non è che si tratta, no? È un lavoro. Però sappiamo anche che quando devono fare, per esempio, no? Le città olimpiche le fanno in un anno e mezzo. Ai parchi minerali stiamo da una vita che devono essere coperti e non vengono coperti. Ora hanno cominciato a dire che li copriranno, hanno messo la prima pietra, poi se ne parlerà. Però non coprono, ma i terreni restano come prima. Quindi voglio dire, risolviamo il problema del disperdio con il vento, eccetera, delle polveri di minerali. Però i terreni resteranno sempre inquinati, continueranno, no, a penetrare i minerali nel terreno, eccetera. Ma questo, come dire, non c'entra con la fabbrica in sé, c'entra con chi chiaramente non vuole tagliare al massimo i costi, c'entrano con governi che, quando c'è stato all'Ilva la morte di uno dei tanti operai, Alessandro Moricella, morto quasi, come diciamo, squagliato con l'alto forno, che cosa è successo? È successo una cosa emblematica. È successo che questo operaio, la procura ha sequestrato l'alto forno 2, perché c'era stato quell'incidente mortale, poi è stato dovuto al fatto che quell'altro forno doveva essere manutenzione, cioè ci doveva essere manutenzione e non era stata fatta. Quindi l'ha bloccato la procura. Neanche poco dopo il governo Renzi ha fatto un decreto per togliere il sequestro a quell'altro forno, dicendo che vabbè, no, la ditta poi avrebbe seguito le prescrizioni, avrebbe attuato le prescrizioni. Gli operai, e qui i sindacati, andavano dai sindacati, e dicevano: che facciamo? Dobbiamo seguire la procura o dobbiamo seguire il governo? Sapete cosa rispondevano i sindacati?